In occasione della giornata delle donne e delle ragazze nella scienza che si celebra ogni anno l'11 febbraio, conosciamo da vicino tre straordinarie scienziate che danno o hanno dato un grande impulso alle tematiche care ai dipartimenti INGV di ambiente, vulcani e terremoti. Marie Tarp, la scienziata che disegnò il fondo degli oceani. Il sogno di Marie era quello di studiare la crosta terrestre. Conseguì così la laurea sia in geologia che in matematica, in un'epoca in cui solo il 4% delle donne riusciva a laurearsi. Iniziò a lavorare alla Columbia University, dove studiò i segreti dei fondali oceanici, ma senza poter partecipare alle campagne oceanografiche. All'epoca, la presenza di donne a bordo non era consentita. Nonostante non le fosse concesso di partecipare alle campagne oceanografiche, grazie alle sue conoscenze matematiche, trasformò i dati numerici di profondità in mappe dei fondali marini. Scoprì l'esistenza di una valle al centro dell'Atlantico e ipotizzò che i fondali si stessero allargando. Inizialmente le sue ipotesi non furono prese in considerazione, ma nel 1957 furono pubblicate in un supplemento del National Geographic, documento che divenne il supporto della teoria della tettonica a zolle, dimostrando che gli oceani sono in continua espansione. Marta Lucia Calvace, la scienziata dei vulcani al servizio del popolo. Nata all'ombra di un vulcano, Marta è una geologa colombiana ed è una figura di riferimento per la comunità scientifica internazionale nella gestione delle emergenze vulcaniche. Dopo anni di formazione tra Colombia, Stati Uniti, Nuova Zelanda e Giappone, Marta ha lavorato negli osservatori vulcanologici di Manizales e Pasto, dove è anche stata direttrice. In seguito ha coordinato la sezione georischi del Servizio Geologico Colombiano. Ha svolto ruoli di primo piano durante devastanti emergenze vulcaniche, come al Nevado del Ruiz nel 1985 e al Galeras nel 1993. Marta gode dell'ammirazione dei colleghi per la semplicità, la determinazione e l'umiltà con cui ha dedicato la sua attività scientifica al servizio delle comunità minacciate dall'attività vulcanica. È stata la prima e unica donna a ricevere la medaglia Kraft, un riconoscimento in memoria dei vulcanologi Katia e Maurice Kraft, morti durante un'eruzione vulcanica nel 1991. Inge Lehmann, la scienziata che ha capito per prima come è fatto il centro della Terra. Se oggi conosciamo un po' meglio il centro della Terra, lo dobbiamo a una donna, Inge Lehmann, una scienziata danese che nel 1936 scoprì la struttura del nucleo terrestre. Inge frequentò una scuola pedagogica progressista superiore e successivamente studiò matematica e geologia. Divenne assistente di Niels Erik Norlund, matematico appassionato di geodesia, che le assegnò il compito di allestire osservatori sismologici in Danimarca e Groenlandia. Il 17 giugno 1929, un forte terremoto colpì la Nuova Zelanda. Inge ne analizzò le onde sismiche di tipo P, le più veloci e quindi le prime a essere rilevate da una stazione sismica, riscontrando alcune anomalie nella loro propagazione attraverso il pianeta. Formulò l'ipotesi che queste onde incontrassero lungo il cammino qualcosa che ne modificasse velocità e traiettoria. In un successivo studio del 1936 giustificò tali anomalie come l'effetto della presenza di un nucleo interno solido nel centro della Terra, immerso nel nucleo esterno fluido. Tale variazione è oggi conosciuta col nome di discontinuità di Lehmann. E queste non sono le uniche. Ci sono molte altre donne in tutti i campi della scienza.